Studiare le condizioni socio-economiche delle famiglie dopo l'emergenza Covid, ma anche proporre degli interventi per mitigare i disagi emersi. È l'obiettivo dell'indagine pilota su 122 famiglie residenti nei quartieri di Sant'Eustachio e Europa, situati nella parte orientale della città di Salerno. L'emergenza Covid ha raddoppiato il numero delle famiglie povere, è il primo dato che emerge dalla ricerca condotta nei mesi di aprile e maggio da un team composto dalla parrocchia di Sant'Eustachio e dalla squadra di reg bipopolare zona orientale a cui ha contribuito anche la parrocchia Gesù Redentore con il supporto metodologico dell'osservatorio politiche e sociali dell'Università di Salerno. Bisogna anche mettere in rete tutte quelle realtà associative, tante, che esistono sul territorio, sono solidali e fanno tante attività per, a favore dei cittadini. Quindi l'idea è proprio di costruire questa rete territoriale, questo è il nostro obiettivo e per questo stiamo lavorando. Grazie. Nella conclusione del lavoro si legge che in un contesto sociale e culturale svantaggiato rompere la trappola della povertà vuol dire anche curare gli aspetti dell'età evolutiva dei bambini in modo da non incentivare nel futuro l'abbandono scolastico. Il lavoro ha un ruolo primario per gli intervistati, il reddito riesce solo in parte a sopperire alla sua mancanza. I tentativi sono stati fatti, ma oggi c'è bisogno di incrementarli e di tentare di creare come dire, una carità intelligente, perché molte volte quella carità a pioggia non va a risolvere i problemi reali della gente. Eh, emerge naturalmente una grosse problematiche rispetto alla questione occupazionale che risulta anche essere uh, il primo argomento uh, di discussione anche per le famiglie per la prima esigenza la priorità insomma mm, inoltre um, uno dei grandi problemi riscontrati è la forte dispersione scolastica che avviene nella uh, fascia di età uh, già 0-6 anni e successivamente che poi si ripercuote anche nelle uh, altre fasce di età insomma in fase scolare quindi under 18 tale uh, dispersione e uno dei fattori scatenanti anche della cosiddetta trappola della povertà in questo quartiere. Inoltre. Altre questioni sono relative anche, come già detto Donnello, a un certo tipo di eh, progettazione che magari potrebbe essere eh, improntata più su eh, aspetti qualitativi, in quanto notiamo che manca eh, anche un apparato eh, forte sulla formazione eh, al lavoro, quindi anche sul, sull'occupazione, e che eh, sempre di più queste famiglie diciamo, hanno bisogno poi di un tipo di aiuto assistenziale o comunque di aiuti pubblici per poter andare avanti.